Le gite, che per molti ragazzi erano l'unica occasione per togliersi dalla miseria e dalle lunghe ore di lavoro, erano dominate dall'allegria. Spesso c'era qualcuno con gli strumenti musicali e allora improvvisavano una banda. Lungo il percorso si fermavano ogni tanto da amici di Don Bosco e il gruppo veniva accolto, sfamato e dissetato con piacere. Poi alla fine i ragazzi mettevano in scena qualcosa, facevano una specie di teatro di strada o magari qualche diavoleria da saltimbanco o da prestigiatore. E i contadini erano contenti, era una giornata diversa. Il temporale improvviso ha fermato il nostro cammino. Ci siamo riparati sotto il portico della parrocchiale di Pino Torinese. Però che fortuna! Guardate adesso che luci e che colori! Le nuvole e le nebbie dissolvono lentamente e scoprono le creste delle colline, da cui spuntano i campanili dei paesi e i profili dei castelli. Tutto sfuma verso l'infinito.